Ecco. Perfetto. Col Colosseo è sempre meglio. Ci sei? 3, 2, 1, vai. Siamo qui con l'imperatore e con gli effetti del lato scuro sul suo volto. Come va, imperatore? Abbastanza bene, c'è un po' di caldo, ma lo sopportiamo bene. L'impero è anche questo, resistere alle intemperie. Quindi il male corrode. Sì, sì, ma è un male buono questo qua, come si può... Lo sappiamo tutti che la 501 comunque fa cose buone. Certo. Tanto beneficenza. Tanto beneficenza. La 501 è la legione del personale di Darth Vader, non dimentichiamolo. Di Darth Vader. Sì, sì. E lei, imperatore, compare poco anche nel film, ma lei controlla tutto, no? Io controllo tutto, anche se non mi vedete nel film, sono sempre io che tiro le fila. Diciamo che io compaio in 5 dei 6 film. L'episodio 5 c'è un'apparizione in ologramma, però sempre l'imperatore comanda. In tutti i film è sempre lui che tira le fila. E dietro hai le tue guardie. Le guardie rosse e il mio governatore Tarkin anche. Tarkin. Uno dei pochi che sopravvive a te o a Darth Vader più che altro, che è lui quello che uccide. Il poverino finisce disintegrato con la nella morte nera. Nella prima morte nera. Sì. Però io sono il braccio destro dell'imperatore. Il braccio destro, infatti, come potete vedere dai gradi, ha uno dei gradi più alti. Non superiore a Darth Vader. No. Insomma, sono sullo stesso piano. Se la battono perché io posso dare gli ordini a Darth Vader. Sì, lui sì. Però sembra che Darth Vader uccida parecchi, no? Non contento dei suoi generali. Non i governatori. Il governatore Tarkin, perché è Tarkin che comanda a suo modo Vader. Mentre l'imperatore sembra uccidere di meno rispetto a Darth Vader, noi non li vediamo nei film, ma l'imperatore anche per farsi carriera ha eliminato un bel po' di gente, però l'imperatore è bravo, non si fa vedere. È astuto, e lui manda gli altri a volte. Ricordiamo appunto Mara Jade, un altro dei suoi bracci destri, lui non si muove mai in prima persona, ma quando lo fa c'è da preoccuparsi. Benissimo, quindi buon proseguimento. Grazie. E che la forza non sia con te, come dicevo, come possiamo dire. Qual è il motto? Ecco, il motto dell'imperatore qual è? Il lato oscuro è sempre con noi. L'importante è combattere gli Jedi. Certo. Ecco, quindi sempre, la feccia ribelle. Feccia ribelle, dobbiamo sterminare la feccia ribelle. Quindi se da un lato concludiamo c'è un motto, no? May the force be with you, dalla parte dei Jedi. I Sith, diciamo, del male non c'è. Non festeggiamo il May the Force perché è una festività immorale e pericolosa. Noi abbiamo anche trasmesso il suo comunicato che ha condannato duramente questi Star Wars. Unitevi all'impero. Cioè la devono smettere di fare. Unitevi all'impero e non festeggiate lo Star Wars Day. Grazie, imperatore. Io sempre ai suoi comandi. Grazie.